Rieti, città amica dei bambini, terza edizione, siamo addirittura d'arrivo. Cosa ha significato per la città di Rieti? Chiediamo quindi al sindaco un consuntivo di queste due settimane. Ma una splendida manifestazione unica in Italia che rende unica la nostra città. Come ci siamo prefissati nel 2013, all'inizio di questa avventura di Rieti città amica dei bambini, abbiamo detto ogni anno vogliamo che questa manifestazione significhi lasciare sul territorio, nella città, un servizio in più, una struttura in più, e quindi che questa manifestazione porti con sé anche un risultato tangibile che durante tutto l'anno possa essere in qualche modo utilizzato dai nostri concittadini. Quest'anno noi doniamo alla città di Rieti, in occasione di Rieti città amica dei bambini, una struttura che finalmente riusciamo a inaugurare, il centro polifunzionale di Villa Radina, realizzato grazie all'iniziativa congiunta di Comune di Rieti e Ater. Questa è una struttura molto molto importante che vogliamo a disposizione dei cittadini del quartiere e non solo. È uno spazio polifunzionale dove si potranno fare iniziative sociali, culturali, spettacoli dal vivo e anche luoghi per vivere la cittadinanza. Siamo convinti che il quartiere risponderà, come ha sempre risposto in queste occasioni, e quindi l'appello è quello a far diventare questo davvero un centro vitale non solo di questo quartiere ma di tutta la città. Quindi quest'anno Rieti città amica dei bambini si conclude con questa splendida notizia, e quindi uno spazio in più per i cittadini, uno spazio pubblico in più per i cittadini. Per il resto una grande manifestazione, centinaia di iniziative, migliaia di bambini coinvolti e non solo, perché insieme alla festa e alle attività ludico-ricreative ci sono stati anche eventi di formazione assolutamente importanti che hanno coinvolto tanti professionisti, tanti tecnici che ci sono venuti a parlare di come si risolvono i tanti problemi legati all'infanzia e all'adolescenza. Quindi si è parlato di autismo, si è parlato di tutti i problemi che possono avere i nostri bambini. Abbiamo scelto di coniugare questi due aspetti, l'aspetto ludico-ricreativo ma soprattutto l'aspetto formativo, per fare in modo che davvero questa città sia una città migliore, più accogliente per i più piccoli e soprattutto maggiormente a misura di bambino. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti e tutte le nostre politiche amministrative sono improntate da questa ambizione, far diventare Rieti una Rieti a misura di bambino.